Sentiamo l'ultimo concorrente. Il progetto si chiama Elementi Attivi per Lab on Chip, viene da Maglie Lecce, una borsa di ricerca presso la ST Microelectronics per un progetto di sviluppo. Si chiama Marco Pugliese. Marco, chiudi tu la nostra gara, in bocca al lupo. Telecomando. Tu hai, sono io? Prego. Allora, buonasera a tutti, sono Marco Pugliese e vi presento il mio progetto intitolato Elementi Attivi per Lab on Chip. Per quel che mi riguarda, sono laureato in Ingegneria delle Telecomunicazioni e collaboro da un po' di tempo con ST Microelectronics su progetti di ricerca riguardanti dispositivi microelettromeccanici fluidici. E al momento la mia attenzione è concentrata sui Lab on Chip, una classe di dispositivi di analisi miniaturizzati che integrano all'interno di un chip di pochi centimetri quadrati le funzionalità di un laboratorio di analisi. E al momento questi dispositivi hanno attirato una forte attenzione proprio perché riescono a automatizzare complicate procedure di laboratorio, riducendo così fortemente i tempi di lavoro e lo spreco di reagenti. Oltretutto garantiscono la portatilità dei dispositivi biomedici e questo è un fattore che è stato causa dello sviluppo del mercato dei lab on chip negli ultimi anni. Purtroppo al momento i lab on chip non integrano al loro interno un sistema in grado di preparare il campione nella fase di analisi e l'obiettivo del mio lavoro è proprio quello di integrare sui chip di analisi un sistema di sample preparation, di preparazione dei campioni alla fase di analisi in modo da ottenere un dispositivo totalmente integrato che a partire da un campione di saliva, da una goccia di sangue, permetta di ottenere in uscita risultati quali la presenza di particolari agenti patogeni o particolari sequenze di DNA. E a tal fine vogliamo progettare degli elementi attivi, nel dettaglio micropompe e microvalvole, che controllino la fluidica all'interno del chip e che abbiano determinate caratteristiche, tra cui biocompatibilità, una minore contaminazione dei fluidi da analizzare, dei costi e delle dimensioni ridotte. Il lavoro proposto è il seguito di un lavoro di ricerca già iniziato e che riguarda la realizzazione di membrane magnetoattive, realizzate combinando un particolare polimero con del materiale magnetico. Le membrane ottenute mantengono l'elasticità caratteristica del polimero che le costituisce e allo stesso tempo risultano sensibili alla presenza di campi magnetici. Se il progetto dovesse essere finanziato, nella prima parte del percorso di ricerca si procederà alla realizzazione e alla progettazione di una valvola fluidica che sfrutta questo tipo di membrane, mentre nel resto del percorso si procederà alla progettazione di una micropompa che utilizza per peristalsi le valvole appena realizzate. Questi dispositivi potrebbero essere utilizzati per la bon chip per il dosaggio e la somministrazione di farmaci o per la sintesi di composti biochimici o per la real-time PCR, cioè l'amplificazione e la quantificazione real-time di sequenze di DNA. Concludo con un'ultima applicazione, chiedendovi di immaginare di utilizzare un giorno un termometro che non solo vi dica se avete o meno la febbre, ma che specifichi anche per quale motivo avete la febbre e magari quale farmaco utilizzare. Grazie alla Bon Chip. Grazie. Beh, l'ultima immagine era molto efficace. Si vedeva un video di questa cosa. Questa è la tua membrana magnetica che andava avanti e indietro, faceva da... Sono le membranine che abbiamo appena sviluppato. Ma, scusa, micrometrico o nanometrico? Le membrane vanno dai 10 micron ai una grandezza... anche sui 500 micron, poi la dimensione della scella si sceglie. Vanno dimensionate nel senso che la sensibilità al campo magnetico dipende anche dal rapporto di concentrazione tra il polimero e il materiale magnetico e dalla dimensione della membrana, dallo spessore della membrana. Ultima raffica di domande, dubbi? Piaciuto, non piaciuto? Di Camillo, Andrea. No, complimenti, l'idea è molto chiara. Quanto tempo per la realizzazione del prototipo? Per il prototipo della valvola forse di meno, perché tranne qualche problema che per il momento non riusciamo a immaginare proprio come è fatto il materiale, le membrane, quindi proprio la progettazione della valvola fisica, un'idea di come dovrebbe essere. E quindi penso che nei primi 6 mesi la valvola si fa tranquillamente. Per la micropompa, se tutto va bene, se la valvola funziona come deve funzionare, si può utilizzare la peristalsi e quindi usare 3 valvole o 2 valvole in serie,
e quindi sfruttare il movimento per trasportare i fluidi. Grazie. Io sono curioso di capire cosa sarà arrivato su Twitter di questa presentazione. Sì. Siamo stati molto sulle micropompe, molto tecnici, su Twitter sarà scatenato. Anzi, poi magari Cristina Redini, regia, ci fai vedere Twitter cosa ci ha raccontato di questo? Guarda che bella questa. C'è un'altra domanda? Vediamo di al volo. Ste ragazze spaccano di brutto. Beh, livello dei progetti alto, sarà duro decidere i vincitori, lo concordiamo naturalmente. Le domande del giro non spaventano i ragazzi. Bene, non fate spavento, ma c'è l'ultima al volo prima di chiudere che abbiamo finito. Paolo. È un suggerimento di sostituire quel video che tu sai di YouTube che tu hai fatto, quindi veramente si capisce l'idea, perché quel tuo video che hai c'è sul sito, sinceramente non si capisce bene il progetto. Per chi non l'aveva visto, forse attendevi oggi la suspense. Esattamente, onestamente preferivo fare qualcosa di diverso da quello che era, da quello che era stato mostrato fino ad ora. E quindi, poi come l'esito di questa innovazione del video così, non lo conosco. Va bene, grazie mille.